L'appuntamento è fissato per le 20:30 di martedì 11 aprile presso i locali dell'ex latteria Cuzzago. Si tratta dell'assemblea pubblica convocata dal neonato Comitato Bassa Ossola per dire no al progetto dell'impianto per il trattamento dei rifiuti promosso dal Consorzio Rifiuti VCO. Il progetto interessa da vicino a diverse famiglie, si stima i residenti possono arrivare, si danno un massimo di 400 persone. La serata di martedì mira a fare il punto dopo la costituzione del Comitato e la creazione di gruppi di lavoro dedicati per meglio affrontare e conoscere il progetto, e non è escluso neppure in futuro il ricorso ad un legale per vedere tutelati gli interessi di chi vive a ridosso dell'area dell'ex poligono militare di Cuzzago, la zona candidata ad ospitare l'impianto. Un progetto, dicono i cittadini, partito senza il coinvolgimento attivo dei residenti delle zone dove l'impianto dovrà essere creato. L'assemblea della prossima settimana è solo l'ultima iniziativa promossa dai residenti delle frazioni di Cuzzago a Premosello Chiovenda, Nibbio a Mergozzo. Dopo l'incontro di febbraio con l'amministrazione comunale, i vertici di Consal, VCO e COUB, altri eventi sono stati promossi, non ultimi incontri ristretti con le amministrazioni comunali. Martedì mattina invece Consal e COUB hanno convocato una conferenza stampa congiunta con l'amministrazione provinciale del VCO per fare il punto relativamente all'iter del progetto. È facile ipotizzare i vertici dei due enti vogliano anche rispondere e rispedire al mittente le notizie circolate nelle ultime settimane rispetto a paventati rischi ambientali connessi alla realizzazione dell'impianto per il trattamento della parte organica dei rifiuti prodotti nel Verbano Cuzzo e Ossola.